Sempre a Treviso, Adriano Panatta, Racquet Club per il VIP Padel Challenge. Paolo, hai giocato tu a Miami, giusto? Sì? Sì, ho giocato. Ciao Stefano. Ho giocato svariati anni e la mia bestia nera era Jay Berger. Non so se te lo ricordi o i tifosi. Beh, certo se lo che me lo ricordo. Certo giocatore che partiva col servizio con la racchetta dietro le spalle. E feci gli ottavi di finale un anno, perdendo anche da Lendl. Un anno vinsi 6-1, 6-0, 6-1, lo ricordo bene, contro Nystrom, che era numero 5 al mondo. Però niente, era la mia bestia nera Jay Berger, soprattutto con i... ancora ce l'hai carica con Jay Berger, ma batteva parecchia gente, sì, con quel servizio bruttino ma efficace. Senti Paolo, intanto ti faccio i complimenti perché voglio dire, sei elegantissimo, nulla contro Galante, che prima era collegato nella stessa postazione, ma insomma tu ti sei presentato diciamo così con un'altra immagine. Sì. Senti, sì, allora c'è intanto la cena dimmi se anche il padel ti può divertire un pochino, per le tue caratteristiche, per la mano che hai, direi proprio di sì. Allora, si parla molto del padel, è uno sport facile se giochi facile. Quando incominci a salire di livello e incominci a giocare con le sponde, con le torsioni, il girarsi, diventa uno sport molto difficile. Però la cosa bella è che giocando bene non fai il punto. Puoi perdere il punto anche giocando male, o quando stai attaccando puoi perdere il punto. Bisogna avere una grande pazienza, ma bisogna giocarci. Stefano, tu oggi abbiamo giocato contro, hai visto, sì. Te le stavo suonando, poi dopo ho sbagliato due palle, poi hai vinto tu. Vedi come può girare da un momento all'altro. Ma non è vero, dovevamo giocare un super tiebreak, no, alla fine non l'abbiamo giocato. No, diciamo quello che è giusto, scusa. Io poi mi Invece allora, intanto abbiamo le immagini di Doha. Qui c'è qualcuno che gioca leggermente meglio di noi. Caro Paolo, vedo Pacchito Navarro inquadrato in questo momento. Pacchito praticamente Navarro, siamo a livelli LeBron, super top. Sì. E lo stiamo trasmettendo sui nostri canali Sky, questo torneo. Tra l'altro il padel è uno di quegli sport, forse come il tennis, per certi versi più del tennis, in cui non si riesce a percepire bene in televisione, cioè quando lo guardi giocato dal vivo capisci meglio. Assolutamente, nella sua semplicità è difficilissimo. Senti Paolo, però dobbiamo parlare anche di Alcaraz e di Ruud, la finale di Miami di domani. Direi allora, con tutto il rispetto per Ruud, che però è già una certezza da un paio d'anni, ha fatto grandi miglioramenti, giocatore che nasce da terra battuta, adattato molto bene al cemento, qui gioca la sua prima finale di un 1000 sul cemento. Però insomma Alcaraz, io credo che tu mi debba dire che cosa ne pensi, cioè questo talento emergente, pazzesco, ormai in vista dei primi 10 del mondo, qui ha ottenuto ancora risultati eccellenti, cito Tsitsipas, il grande match contro Kecmanovic, la semifinale contro Hurkacz, ma stupisce la grande maturità. Ah Stefano, la grande maturità, è uno che gioca bene in tutte le fasi del campo, in tutte le posizioni, attacca, spinge, è giovane, ha forza, difende benissimo, viene sotto col back di rovescio sulla palla break, fa servizi e volé. Come Sinner aveva bruciato le tappe quando dicevamo l'anno scorso, nei due anni precedenti, Alcaraz fa lo stesso, ha un fisico pazzesco. Ieri ho visto il primo set stanotte contro Hurkacz, che perdeva anche nel tiebreak, hanno fatto degli scambi micidiali. Va bene due set su tre, vedremo cosa farà contro Ruud, match molto importante, Ruud è in grande forma, ha perso pochi set in questo torneo, ma io poi sono curioso di vederlo per Roland Garros 3-6 su 5 questo ragazzo. Sai che già oggi leggevo che è, secondo i bookmakers, tra i primi tre favoriti del Roland Garros, nonostante sia... tu lo vedi così? Sì, assolutamente. Mamma mia. Ti volevo dire, in questa stagione del tennis in cui oggi Medvedev annuncia che si deve operare all'ernia, sta fuori 1-2 mesi, Berrettini operazione alla mano, Rafa Nadal costola incrinata, Roger vabbè insomma ormai tutto quello che viene di guadagnato ma ancora ci vuole un po' di tempo, io credo che se devi scegliere un partito Claudio, Paolo, riesci a vedere Alcaraz numero uno del mondo e addirittura potrebbe accadere entro il 2022? Sai che ogni volta che mi fai questa domanda io ti rispondo, se vince le partite sì, altrimenti uno rimane indietro, voglio dire, c'è poco da parlare, è sulla strada buona, può far benissimo. Gli altri infortuni fanno un po' preoccupare, insomma, perché
siamo solo inizio stagione, a parte gli Australian Open si è giocato poi il torneo Indian Wells, non si è giocato tantissimo, a parte i tornei a Rio sulla terra battuta anche per Berrettini. Le vesciche di Sinner per giocarsi una semifinale ad un 1000, sono molto sollecitati i ragazzi, voglio dire è un tennis estremo ad altissime velocità e potenza, chiedi molto al tuo fisico e da un momento all'altro ci si può rompere. Senti, secondo te Paolo, e poi ti lascio andare, uno come Alcaraz può essere da stimolo a Sinner, perché sai, Sinner era il giovane rampante del tennis mondiale, poi sì, è arrivato Alcaraz che ha 2 anni meno di lui, gli ha tolto, sì, un po' di attenzione. Questo può paradossalmente giovare a Sinner? Lo lascia un po' più tranquillo? Assolutamente, sai, tutti gli scontri che ci sono stati negli anni tra i vari numeri uno, Borg, Connors, McEnroe, Borg, poi Sampras, Agassi, tutto ricordato, Federer, Nadal, Djokovic. È da stimolo sia per uno che per l'altro, però prepariamoci per i prossimi 10 anni a vedere questi ragazzi. Questo è molto bello, cioè tu dici, e poi ti lascio davvero, che Sinner-Alcaraz potrebbe essere la rivalità del futuro per la vetta? Sì, assolutamente, 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 l'hanno dimostrato tutti e due, lo stanno dimostrando. E speriamo poi venga fuori qualcun altro che possa essere il terzo scomodo per loro, però molto sono sulla bene, strada molto giusta, perché voglio dire, bravo Paolo, poi basta, hai capito Stefano, sai anche tu, basta una vescica, una cosa, sento dei commenti allucinanti anche su Sinner, lasciamolo un attimo tranquillo. No, commento in televisione, c'ha 20 anni, 21 anni, numero 10, ma cosa deve fare di più, lasciamolo tranquillo, se vincerà poi un grande slam, ce lo auguriamo tutti, bisogna vincere 7 partite. In un torneo di grande, hai capito perché mi piace quando ti ascolto su Eurosport, piattaforma Sky, perché le dici, non le mandi a dire. Ah, inutile nascondersi, il tennis è questo, non è uno sport di squadra, è uno sport singolo, se giochi bene vinci, se giochi male perdi. Ogni settimana ti puoi rifare. Molto semplice. Grazie Paolo, tu ti rifai domani al VIP Padel, dalla VIP Padel Cup all'Adriano Panatta Racquet Club di Treviso. Grazie Paolo Canè per essere stato con noi. Grazie Stefano. Sempre illuminante, grazie Paolo. Ciao. Peraltro Paolo vive dalle parti di Bergamo e sono sicuro che uno sguardo anche grazie, a Atalanta Paolo, Napoli serata. Domani pomeriggio glielo dà. Andiamo da Massimo.